Siamo sempre a Torrefaro e questo meraviglioso monumento a quello che era il dopo fallimento della cantieristica navale. Qui siamo all'ex Sea Flight, questa è un'area demaniale, questa struttura la vedete, è stata realizzata negli anni 60, poi un altro lotto è stato aggiunto dopo, è una struttura abusiva. Abbiamo chiesto circa 2 anni fa al demanio di assegnarla al comune di Messina. Ebbene, il risultato ad oggi è che il demanio gioca sulla pelle dei messinesi. Questa è una denuncia pubblica a tutti gli effetti, perché ci siamo rotte le palle di questa burocrazia che secondo noi favorisce i privati. E lo dico chiaramente, la legge dice che quando un ente pubblico fa una richiesta di concessione di area demaniale, qualunque richiesta del privato ovviamente soccombe a fronte della richiesta del comune di Messina. Bene, voglio sapere dal demanio, dai suoi dirigenti, perché continuano a coprire un progetto che è stato presentato anni fa, che prevedeva una speculazione, qui siamo in area protetta, e che non è quindi possibile realizzare altre porcherie, per essere chiari qua all'interno. Noi abbiamo semplicemente chiesto l'area per demolire tutto questo, guardate, scempio ambientale. Abbiamo i soldi per demolire, non ce lo fanno demolire. Logica palermitana? Io non lo so come dobbiamo definire certe situazioni. Però è ovvio che io non sopporto certe mafiosità burocratiche. Ecco, guardate che schifo. Qui siamo proprio a fianco al pilone, a Torrefaro, all'interno di una area protetta, ribadisco, e il nostro progetto era molto semplice: eliminare questo schifo e fare semplicemente una area proprio aperta, come una sorta di teatro sullo stretto di Messina, senza edificazione e quindi senza toccare quello che è questo meraviglioso contesto naturale. Allora, dirigenti del demanio, ve lo dico una volta per tutte, il 15 d'agosto, io voglio sapere perché continuate a giocare con la richiesta che abbiamo fatto. Ora ci chiedete il progetto esecutivo che dovremmo fare qui, e io ho capito perché lo chiedete, perché così passeranno altri anni e magari nel frattempo il privato ottiene la sua concessione e avete quindi privilegiato l'interesse privato rispetto a quello pubblico, che non vuole far altro il pubblico che ripristinare la naturalità del luogo. È una denuncia a tutti gli effetti. Pretendo una risposta immediata, e se non arriva la risposta, a fine agosto vi farò vedere io cosa succederà qui. Cari dirigenti del demanio, che continuate a gestire le aree demaniali con una logica di pizzo legalizzato o non legalizzato, dipende dal punto di vista, a carico della pubblica amministrazione. Mi avete rotto le palle. Basta! Quindi dateci immediatamente la concessione, siamo ente pubblico e per legge l'ente pubblico ha diritto alla concessione demaniale. Lo sto ribadendo e pretendo questa risposta, se no la denuncia ve la faccio a tutti, per omissione, abuso e qualunque altro reato si possa ravvisare nel vostro comportamento. Io dico sempre che mantenere questo scempio così per me è un atto di mafiosità nei confronti del territorio, e noi ovviamente dobbiamo combattere tutte le forme di mafia, perché mi fanno schifo e perché sono quelle che bloccano lo sviluppo del territorio. Attendo una risposta non verbale e stiamo attenti, non voglio né avvertimenti né ammiccamenti. Scrivete, vi abbiamo fatto un'istanza, noi ora vi diremo una volta per tutte che ribadiamo che quest'area la pretendiamo, perché è giusto che sia così.